Il calendario è la rappresentazione di un'opera d'arte in sé, perché è l'immagine riflessa delle tante chiese che il FEC gestisce, valorizza, conserva attraverso la sua missione, e questo calendario, che è giunto alla 17ª edizione, è uno scrigno in un ulteriore tesoro dei 16 calendari precedenti. Quest'anno abbiamo voluto, insieme alla direzione centrale del FEC e del suo staff, ringrazio il prefetto Camporota, la responsabile del progetto editoriale, la dottoressa Pastorello, e tutto il suo staff, perché le vetrate diventano le vere protagoniste del calendario. Un'idea nuova, perché abbiamo in Italia un genere artistico importantissimo, che non è certamente la scultura, la pittura, probabilmente anche poco conosciuto come genere, ma in Italia abbiamo degli esempi di altissima finezza artistica, quasi ad equiparare le cosiddette vetrate gotiche francesi, come quelle per esempio presenti nella cattedrale di Chartres. Noi in Italia abbiamo voluto inserire dentro il calendario le immagini bellissime di vetrate che riguardano Santa Maria Novella, che riguardano quindi Firenze, Roma, Napoli, perché il FEC è titolare di oltre 800 edifici di culto. È un tesoro nel tesoro. Una realizzazione complessa cui rientra ormai nella missione del FEC, perché il calendario, che notoriamente è un cronometro del tempo, noi vogliamo trasformarlo da Kronos in Kairos, cioè che ogni momento in cui le persone guardano questo scrigno di tesori artistici delle nostre chiese attraverso quella vetrata, e come nel Medioevo la vetrata voleva rappresentare una catechesi alle persone meno colte sul messaggio evangelico, così anche oggi queste vetrate si propongono di essere uno sguardo verso l'assoluto. L'arte è una feritoia, e come diceva Lucio Fontana in quel suo famoso dipinto, lo squarcio, la feritoia ci porta verso l'assoluto. È l'arte come categoria dell'invisibile nel visibile. Sta a noi interpretare i significati di queste vetrate, perché ancora oggi sono contenutisticamente molto molto alti. La particolarità risiede soprattutto nell'idea di aver scoperto, insieme al personale del FEC, questo momento davvero dialogico delle vetrate, un messaggio universale, un dialogo universale, che soprattutto in questo momento di era pandemica ci dà la possibilità, e ci dà anche la grande opportunità di rivedere chi è l'uomo, il suo destino, e le vetrate come genere artistico ci danno questa grande, grande passione. Tra l'altro, il calendario ha un suo modello particolare, perché è anche un vaso culturale enorme. Ogni mese, che rappresenta un'immagine di una vetrata, è commentata dal professor Strinati. Ci sono le note liturgiche che accompagnano mese per mese questo calendario, e ci dà anche la possibilità quindi di essere dentro un fenomeno culturale che noi vogliamo vivere giorno dopo giorno. Il progetto, come i progetti del passato, si propongono, hanno come precipua finalità quella di esaltare il patrimonio del FEC, e le vetrate ne sono una esemplificazione essenziale, massima, importante, ma che ci dà anche la cifra di come questo ministero, anche attraverso la spinta del ministro Lamorgese, dà la possibilità di aprirsi al territorio, alla comunità, perché il FEC, con i suoi tesori, rappresenta davvero la gamba essenziale culturale del Ministero dell'Interno. La bellezza come categoria non soltanto estetica, ma come categoria etica. Noi quest'anno, o in questa ultima epoca, noi assistiamo a una bellezza che spesso non è tale,
perché noi vogliamo distinguere tra bruttura e bruttezza, categoria etica e categoria estetica. Noi vogliamo attraverso questo calendario esaltare la bellezza, perché a quella categoria della bruttezza e anche della bruttura come categorie etiche ed estetiche vogliamo contrapporre un significato che va oltre. Una vetrata con il suo linguaggio pone l'uomo di fronte al suo destino e fa porre all'uomo le domande non penultime, le cosiddette domande ultime, cioè ciò che noi vogliamo guardare oltre il nostro sguardo. Intanto possiamo dire che il Ministero dell'Interno sta facendo un'opera meritoria nella conservazione, valorizzazione e tutela di questo vastissimo patrimonio. C'è una voce del bilancio dello Stato che ha come destinazione specifica, non sono tantissimi fondi per la tutela di questo patrimonio, c'è anche la possibilità da parte del contribuente di sottoscrivere nell'atto della dichiarazione di redditi il 5 per 1000 da destinare anche al FEC, quindi tutte queste azioni sono volte a creare maggiore sensibilità nel territorio nazionale, perché è vero che il FEC come patrimonio appartiene al Ministero dell'Interno, ma ovviamente è un patrimonio che appartiene a tutti gli italiani.